L'imprenditore valido non è colui che sa far tutto, oppure il tuttologo, non esiste. Il tuttologo non esiste colui che sa fare tutto qua. Credere nelle proprie idee, avere tanta passione. L'imprenditore è colui che poi a lungo andare si sa scegliere i collaboratori migliori e dare la possibilità ai giovani di crescere. Noi abbiamo qui 8-10 giovani che sono speciali, sono eccezionali, io li ringrazio tutti i giorni. L'imprenditore è colui che comunque, secondo me, non ha un momento, quasi non ha un momento di stasi. Io faccio un esempio. Se oggi ho un problema, ho una cosa bella, meno bella, quello che sia, vado a letto, dormo, sogno qualcosa inerente a quello che ho in testa. Questo è l'imprenditore, perché non molla mai. Io a casa a volte, nelle feste, quando sono con la mia famiglia, e questo ringrazio di avere una famiglia eccezionale, una famiglia meravigliosa, non voglio parlare di lavoro. Però alla fine io e i miei due figli, alla fine del pranzo, della cena, finiamo di parlare di lavoro. È forte, è più forte di noi. Questo è un po' l'imprenditore. Difficilmente riesce a staccarsi, spegnere la spina e dire adesso faccio un'altra cosa e non ci penso. Non ci riesce perché ce l'ha proprio dentro, ce l'ha nel cuore, ce l'ha nel sangue. Io quando andavo a scuola alle elementari, mi ricordo che il tema di quinta elementare che si fece quando si posava l'esame di quinta elementare, fece un tema dove avevo previsto un po' avevo immaginato o pensavo di immaginare la mia carriera nella vita. Mi ricordo un passaggio che c'era: io nella vita voglio fare qualcosa di importante. Qualcosa di importante, voglio fare qualcosa veramente che mi sia riconosciuto da tutti. Ma non ne sapevo niente, non sapevo cosa, non sapevo dove, non sapevo quando. Però questa idea era sempre venuta in testa. Poi, o perché sono stato fortunato, perché forse il Padre Eterno mi ha aiutato, perché le cose sono andate così, comunque alla fine ci sono riuscito. Per arrivare lì veramente ci vogliono veramente tante, tante qualità. Io non so se le ho tutte, qualcuna le avrò, ma comunque veramente bisogna essere speciali. I giovani innanzitutto devono credere in loro stessi, avere qualche sogno nel cassetto. I sogni non sempre finiscono all'alba, a volte continuano, per cui se uno ha un sogno e lo coltiva bene e ci crede, penso anche che volere è potere, per cui secondo me, se io dovessi dare dei consigli a un giovane, direi: tu hai un'idea in testa, un'idea che secondo te è valida, magari ne parli con qualcuno, magari ti confronti, però se quell'idea è valida, portala avanti con tanta forza, con tanta dedizione e crederci sempre, perché è ovvio che poi si può cadere, ma bisogna rialzare. Quando ti rialzi devi avere la forza di dire: sono caduto perché non sono stato troppo attento. Andare avanti, sto più attento, forse cado di meno. E questo nella vita gli darà la forza di continuare, di fare qualcosa su cui ci crede. Quindi ragazzi, credeteci nelle vostre idee, che il mondo è anche un po' vostro.